Ehi, dimmi. No, il nonno. Alla fine sono tornato. Avevo deciso di non farlo più, o almeno molto meno spesso. Perché tutto quello che vedo mi riporta indietro e mi impedisce di guardare sempre avanti, oltre, alle possibilità. Quelle che prima non sapevo nemmeno esistessero e che ora ho a portata di mano. Ma adesso invece non posso fare a meno di pensare al passato, a quello che ero prima di partire. Ricordo il tavolo apparecchiato della domenica a mezzogiorno, il rumore delle posate, l'odore del cibo. Ho anche rincontrato Rita. Eravamo nella stessa scuola. Bella ragazza. Non sta più con Michele, sta lavorando come barista. Ha appena finito la triennale. Vuole andare via, ma sapete com'è. Un po' la paura, un po' i soldi, un po' la famiglia. Conosco bene la sua frustrazione. Non ce la fa più. E insomma se n'è andato un altro pezzo del mio passato. Nonno era quello più dispiaciuto quando me ne sono andato. Beh, il nipote più grande, cose così. Ma adesso mi sento quasi sollevato. Il mio legame con questo luogo diventa sempre più flebile. Forse è meglio così. Queste giornate sono state come una frase tra parentesi, all'interno di un paragrafo, con un inizio e una fine. Da domani posso dimenticare tutto. Thank you.